Ci siamo, eh? Un po' di problemini tecnologici, però ci siamo. Ci siamo quasi, adesso Pasquale sta aggiornando l'app. Vediamo se ho fatto danni anch'io qua con il portatelefono. No, ci sono. Quindi sistemo. Ok, arriviamo, c'è qualche problemino tecnico, però ci siamo quasi. Arriva, arriva, arriva bomber, arriva il bomber. Praticamente è un problema che questo nuovo sistema di dirette necessita della versione più aggiornata di Instagram. E quindi Pasquale sta aggiornando l'applicazione. Adesso in qualche modo risolviamo. E se no faremo in un altro modo, insomma. Vediamo se... Ok. Attenzione. Ti invito io, Pasquale. Eccolo, grande bomber! Eccoci. Come andiamo? Bene, bene. Voi Bene, bene? a posto, a posto. Ho messo dietro la maglia dell'ANI in tuo onore. Adesso aspettami che chiamo Paola di Sport Vicentino, Ok, che ok. l'aggiungo, tanto lei è già in attesa. Vediamo se riesco a chiamarla. Paola, se tu mi stai ascoltando, no, non so perché non riesco a aggiungerti. Anche te, Paola, devi aggiornare l'app, eh? Stesso problema, Pasquale. Vabbè, intanto iniziamo io e te. Paola, intanto so che ci stai guardando e quindi devi aggiornare l'app come ha fatto Pasquale. Vai sull'App Store e aggiorna. Intanto Pasquale inizia a farti le domande, poi Paola si unirà quando potrà, ok? Paola, mandami pure la richiesta quando ci sei che ti unisco. Pasquale, allora, ma dove sei tu Bene, adesso? io sono in monta io sono in montagna. In montagna, addirittura fai in No, montagna. per dire in montagna, vivo in montagna, vabbè, sono a Sì, a Sora, sono a Sora. Sora, ok. Come, tutto a posto? La famiglia, tutto Sì, bene? tutto bene, grazie, tutto Tutto bene. bene, Voi? dai, dai, dai. Tutto a posto? Benissimo, benissimo. Dai, ho sentito anche adesso qua c'è un barlume di speranza, di riaperture, per cui guardati, già ti Speriamo. scrivono, grande toro. Speriamo Oh, bene, dai. Pasquale, ci sono arrivate un sacco di domande, io le ho un po' selezionate, te le faccio. Io mi sono messo a posto gli occhiali perché non ci vedo, se no non posso leggere. Poi chi vuole può anche scriverle qui sotto, per cui Certo. possiamo tranquillamente pubblicarle anche. Allora, Pasquale, neanche a farlo apposta, cioè noi facciamo la diretta il 16 aprile del 2021, che il 16 aprile 1998 era il giorno della finale. Nella semifinale, anzi magari finale di Coppa delle Coppe, quella a Già, Londra, è già, è era già. Sì, l'anniversario. oggi ho messo un po' di storie Ho visto, ho che mi visto. hanno mandato e mi pregavano di metterle. Io ho messo volentieri, Ma sai ma che... ce n'ho ancora. Dopo che chiudo con te, ne dovrò mettere altre perché me l'hanno mandato
una cinquantina, e cercherò di sì. accontentare a tutti. Eh sì, ma sai che a distanza di tanto tempo è ancora una ferita aperta quella, eh? Qua a Vicenza non Sì. l'abbiamo mica dimenticata. No, 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 effettivamente sì, oggi calcolo sono 23 anni, sembra ieri, Eh sì. significa che c'è rimasto ancora qualcosa dentro, Sì. però Ma sono belle. dimmi una Dimmi. cosa, dai, partiamo proprio da lì. Cosa ti ricordi? Raccontaci un po' la semifinale a Londra, allo Stamford Bridge, un po' di ricordi di quella partita lì. Bello, bello perché ricordo, siamo arrivati scortati dai cavalli spaziali, aspettavo dal pullman vedevi sti cavalli, beh, atmosfera top. Quando guardo la Champions, Europa League, veramente mi viene la pelle d'oca perché è un'atmosfera bellissima. Mamma mia. Giocare, qualcuno mi chiede, ma com'è giocare? È bello, anche perché noi, se ben ricordi, avevamo trascurato il campionato Eh sì. pensando alla Coppa. Noi Sì. siamo arrivati a 3 giornate dalla fine, che eravamo quasi quasi retrocedevamo. Sì, a momenti avevamo Se proprio calato completamente non perché battiamo c'era l'obiettivo della Coppa. la Lazio in casa, rischiavamo di retrocedere. Siamo Vero. rientrati da Londra dopo quella batosta e abbiamo battuto la Lazio. Sì, atmosfera bella con i cavalli, arrivi lì allo spogliatoio, a vedere il campo, la prima volta che entravi nello Stamford Bridge, tanta roba Ma veramente. c'è poi, mi dicono sempre, c'è un'erba particolare anche in Inghilterra, molto diversa da quella che vedi in Italia. È proprio un'atmosfera, anche proprio quando entri in campo, si sente che sei nel paese dove è stato inventato il calcio. Grazie Sasà, ti voglio bene. Io Visto qua. ogni tanto guardo pure chi mi scrive. Mo, mi ha Eh scritto un mio sì, no, amico, fai bene assolutamente. che poi è napoletano e campano come me, però vive a Sora. Mi ha scritto Orgoglio Sorano. Penso, da uno che è napoletano, che ti scrive Orgoglio Sorano, sicuramente fa molto Eh sì, piacere. E mando un ma saluto. tu sei stato praticamente il bomber di tutti, perché è vero che in ogni piazza dove sei stato, adesso a me viene in mente Avellino, Piacenza, sei stato sempre molto amato tu. Io credo, avendoti visto giocare, credo di sapere perché, perché comunque a me davi sempre l'impressione di essere come uno di noi, no? Uno di noi tifosi, perché la grinta che ci mettevi, la fame che avevi era veramente una cosa incredibile, la trasmettevi anche al pubblico, poi eri anche forte, quindi aggiungici pure questa Sì, cosa. no, no, vabbè, a parte sì, io sono stato sempre uno molto alla mano, io non me la sono mai tirata, nel senso, ecco, ancora oggi quando mi chiedono, dopo 13 anni, 14 anni che ho smesso, facciamoci una foto, fammi un autografo, io sono stato sempre così, non me la sono mai tirata. Io, questo significa quando arrivi dal nulla, arrivi dalla strada, e arrivi in alto, probabilmente capisci chi ti chiede qualcosa, magari ha vissuto quello che hai vissuto tu. Ecco, Eh sì. io sono stato sempre così, pure quando giocavo in Serie A. Mamma mia. Però ecco, fa Dimmi una piacere. cosa, ti sei abituato al fatto che ti scrivono ciao mister? Sì, però no, mi sto disabituando perché non alleno da 2 anni e allora il tempo passa, però sì, qualcuno non mi chiama più Bomber, mi chiama Mister. Io continuo a chiamarti Bomber perché No, poi va non vedo l'ora bene. anche di chiamarti Mister. Io sai che io sono tifosissimo del Vicenza, per cui Certo, certo, certo. aspetto No, anche vabbè, prima o dopo. mi sono abituato e tu sai bene, l'amore è il sogno che abbiamo tutti quanti. L'altro giorno ho letto un'intervista di Otero che dice che è il suo sogno, noi abbiamo tutti il sogno di venire lì, solo che dobbiamo fare i conti con Mimmo, perché Eh sì. Tanto sappiamo Mimmo quando vuole smettere. sta facendo anche un bel lavoro, Mimmo, no? No, no, Mimmo sta facendo un grandissimo lavoro. Mimmo gli ha fatto capire veramente cosa significa la maglia biancorossa e non lo sappiamo. Io ho sempre fatto interviste, ho sempre detto che adesso che rientrare il pubblico dall'anno prossimo e dall'anno nuovo, voglio vedere veramente questi giocatori con la fame alla bocca, nel senso, capito? Perché devono Sì. avere fame, perché la gente vuole vedere che ti mangi l'erba, quella dei menti. Perciò è importante che ritorni il pubblico, tu sai bene l'amore che ci abbiamo Sì. noi per quella maglia. Però, come ti ripeto, che mi chiamano mister fa piacere, però
chi mi chiama bomber? Diciamo il 50 e il 50, ma più bomber che mister. Ma dimmi una cosa, è più difficile fare l'attaccante a certi livelli o fare l'allenatore? No, no, fare l'attaccante, tutta la vita. Sì, tutta pensavo la vita. Mi rispondessi il contrario io. No, 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 tutta la vita, anche perché è un mondo, guarda, lascia perdere. Io sono 8-9 anni che ho intrapreso questa mia nuova avventura tra i dilettanti, tra la primavera, tra la Serie C, un po' di Serie C. Ti dico, è molto dura, molto, molto, molto dura, perché devi scendere a compromesso, devi stare sempre al telefono, devi telefonare, devi chiamare, devi mandare messaggi, sono pronto, ho fame, ho voglia, ok, mo vediamo, e poi ne arriva un altro. È un macello, Un macello. mille volte fare il calciatore tutta la Mille vita. volte, sì. Ma ascoltami una cosa, e a proposito di allenatori, io volevo chiederti una cosa, ma è da tanto che voglio farti questa domanda. Il tuo rapporto con Guidolin qui a Vicenza, com'era? Perché ti dico, c'era la sensazione che fosse un rapporto vero, e ti spiego il perché. Un rapporto vero di quelli tra due persone che si dicevano le cose in faccia. Quindi c'erano i momenti di scontro, c'erano i momenti di discussione, però sempre una discussione leale. Questa è almeno l'impressione che si aveva No, dall'esterno. no, no, ma effettivamente ha detto bene. Leale, sì, come hai detto, lui quando io non stavo bene, raramente non stavo bene, però quella volta che non mi vedeva bene mi chiamava, e devo dirti la verità, è successa una sola volta e ho fatto un macello. A parte, lo sapete tutti perché l'ho raccontata un milione di volte, quando mi chiamò, dovevamo fare la gara in casa con l'Empoli. Sì. E mi chiamò il sabato e Mimmo mi disse: Pasqua, ti vuole Guidolin? E io già avevo annusato, e allora ho bussato alla porta e ho detto: che è successo? No, sai, Pasquale, domani vieni in panchina. E io ho detto: non mi portare per niente, lasciami a casa, se non sto bene, roba. E poi lui parlava in dialetto veneto, che io non so nemmeno una parola, Non l'hai imparato nel non l'ho frattempo, imparato nega. per niente. E allora poi mi è venuto Mimmo, mi è venuto Viviani, dai Pasqua per favore, e sono andato, sono partito in ritiro, sono stato in ritiro, taciturno, ero, perché a me toglietemi tutto per il campo, io la panchina la soffrivo, era più forte di me. Poi quella partita sono entrato, 20 minuti alla fine, è finita 1-0 per noi, ho fatto gol io, e lui Stranamente. a fine gara mi ha abbracciato, io gli ho detto: non ti permettere più, sa, stiamo a sti livelli, eh. Io ero a sti livelli, gli ho detto: non ti permettere più a Guidolin. Vediamo No, se sono però. riuscito intanto ad invitare Paola, ecco, così si unisce a noi. Adesso le ho mandato la richiesta, dovrebbe unirsi anche lei, così vediamo se ha delle domande. No, guarda, mi ricordo bene. Quindi confermi che era un rapporto vero No, praticamente, ma. rapporto vero, lui mi ha voluto a tutti i costi. Lui era presente ad una scienza Sì. Cagliari al San Paolo. Lui e Gasparini sono venuti a vedere lo spareggio salvezza. Lui era in tribuna al San Paolo e mi ha voluto a tutti i costi. Lui ha mandato via Murgia per prendere me, e non era facile, perché parliamo Sì. di un attaccante molto importante, ha fatto la storia a Vicenza, e lui andava a sostituire perché voleva mettere altre caratteristiche, però è stato lui che mi ha voluto a tutti i costi a Vicenza, ecco. Infatti mi ricordo che la prima partita in casa, adesso non mi ricordo contro chi fosse, però tu hai Col fatto, Piacenza, avevi fatto col col Piacenza, Piacenza. esatto, tu hai fatto subito gol e la prima cosa che hai fatto sei andato ad abbracciarlo. Sì, ricordo ancora, si fumava, perché lui sta sigaretta che se la metteva dietro, se no mi bruciava. Ogni tanto mi vado a rivedere i gol e sono andato ad abbracciarlo. No, per me Guidolin è stato importante. Guidolin mi ha insegnato veramente tanto, come stare in campo. Poi ecco, erano battute ogni secondo quando eravamo in ritiro. Mimmo con tutti quanti ridevano, perché io gli ho detto un giorno: senti, a me chiedimi tutto, vengo incontro, ti faccio la sponda, ma dentro l'area non mi devi dire niente a me. E allora tutti quanti che ridevano. Sì. Ma di quel gruppo lì, chi è che era quello un pochino più simpatico, quello con cui ti trovavi meglio? Era un grande gruppo, e questo c'è da dire, perché si vedeva che eravate molto Ah, uniti. squadra pazzesca, squadra straordinaria. Io mi trovo con tutti, però il mio idolo in assoluto è, lo sapete, Umberto Zauli. Zauli era pazzesco. Allora, Zauli mi guarda, de...
Mi è arrivata la domanda nelle ore precedenti a questa diretta, infatti ti dico anche chi ce l'ha mandata, Christian, che mi chiedeva una domanda, infatti temevo di sapere già la risposta, che mi chiedeva con chi ti sei trovato meglio a giocare a Vicenza tra Zauli, Di Napoli, Otero e poi ci metteva pure dentro Comandini e Bucchi nell'anno in cui abbiamo vinto la Serie No, B. no, no, effettivamente la Serie B, parliamo di Comandini, Luiso, Bucchi, un tridente, non abbiamo mai giocato insieme, però non giocavo io, giocava Bucchi, giocava Comandini, non giocavo io e abbiamo fatto, se non sbaglio, 50 gol in tre e abbiamo fatto sì, una Sì. roba in Serie B. Però il giocatore che mi faceva impazzire è che sapeva tutti i miei movimenti, lui mi dava la palla senza guardarmi. E io già sapevo, lui già sapeva come, perché sai, io ero uno che attaccava la profondità subito. A me appena arrivava la palla nei piedi a Schenardi, Ambrosetti, Zauli, io partivo corto e lungo. Zauli senza guardarmi me la metteva. Schenardi uguale, Schenardi mi cercava sempre sul secondo palo. Sapeva che io facevo finta di andare a prima e mi staccavo al secondo. Però Sì. Zauli, io ho sempre ribadito. In mille interviste, come ha fatto Zauli a non giocare col Milan, con la Juve? Zauli è. Era la domanda che infatti volevo farti, perché ce la siamo un po' sempre chiesta, no? Qualcuno diceva che era un po' troppo lento, qualcuno diceva che aveva dei limiti caratteriali, io ovviamente non l'ho mai conosciuto. Secondo te qual è stato il suo limite più grande? Ma lui non gli piaceva allenarsi. A Lamberto non Ah. gli piaceva allenarsi. Lamberto aveva una qualità tecnica impressionante. Lamberto, se si allenava una settimana fatta bene, vedevi che era di un'altra categoria. Però aveva sempre dei problemini alla schiena, lui soffriva molto la schiena. Probabilmente lo sa pure lui che quello che ha fatto è il 60%. L'altro 40% l'ha lasciato per strada perché veramente era un giocatore da nazionale, era pazzesco. Al di là che Mamma mia. ha fatto delle cose straordinarie. Se ci Mamma ricordiamo mia. bene il gol che ha fatto contro il Chelsea, una roba da 1,90 m, alza la gamba, stoppare, mette giù, dribbla. Poi lui era veramente straordinario. Sì, poi tutto in un fazzoletto di terreno, Bravo. perché veramente già all'arco di un metro ha fatto controllo e tiro Poi improvviso. lui aveva un'umiltà allucinante, Lamberto. Lamberto era troppo umile. Sa, Lamberto se capiva che lui era un fuoriclasse, Eccola Paola, probabilmente. grande Paola. Ti Ciao Paola. presento Paola, appunto, di Sport Vicentino. Paola, vuoi presentarti brevemente? Non ti sentiamo però, Prova a parlare. Ci senti Paola? Ci senti? Paola, ci senti? Non la sentiamo. Adesso forse sì, sentite un rumore. Ci senti Paola? Fa prova a fare dei gesti che non riusciamo a sentirla. Intanto salutiamo qualche tifoso qua, dai. Sì, Ci salutano, esatto. ci salutano. Saluto un mio carissimo amico Michele Pisapia, un mio fan da Vicenza, Lanerossi, Eh sì. Cristiano. Ciao, ciao Cristiano. Ma sai, Salutiamo poi un po'. mi hanno scritto oggi d'Avellino, uno che ti faceva una Grazie. domanda, che mi ha detto un saluto d'Avellino, che mi chiedeva con quale allenatore ti sei trovato meglio in carriera, e poi aggiungeva Vincenzo, saluto d'Avellino. L'allenatore che mi sono trovato bene, saluto Terra Emanuele, ciao grande. L'allenatore che mi sono trovato bene è stato Orrico. Orrico, Orrico. che tu hai avuto dove? Orrico ad Avellino. Ad Avellino. Sì. Ciao Paolino, Orrico pazzesco, Orrico grinta, cattiveria. Orrico ti mandava in campo veramente a 100 all'ora. Mi sono trovato molto bene con Orrico ad Avellino. C'è Paola. Paola, ci senti? Finalmente ci siamo. Grande Ciao Paola. Paola. Ciao Ciao Pasquale. ciao. Tranquilla, no, scusami, te nel frattempo avevo iniziato, poi ovviamente ti No, no, io vi ho cedo. seguito, vi ho ascoltato fino adesso, perciò non c'è problema. Perfetto. Guarda, allora Pasquale, ti dico, poi cedo parola a Paola, ti leggo un po' di altre domande che ci sono arrivate. Questo è interessante, di Marco, qual è il difensore che ti ha messo più in difficoltà nella tua carriera?
Che ce n'erano a quegli anni lì. No, beh, mi ha messo, forse ho messo, no? Dovresti fare domande a loro. Però ce n'erano tanti, Cannavaro, Mamma mia. Nesta, Turam, Ciro Ferrara, ce n'erano, fortissimo ero Couto, Andrea Couto. Sottil. Io soffrivo molto Andrea Sottil, Ah sì? dell'Atalanta, anche perché lui ti marcava e ti dava gli schiaffi, ti marcava e tu ti arrivavano gli schiaffoni dietro la testa, dici, ma chi è? Era lui, Andrea Sottil, e poi ho visto pure a Pescara ultimamente, cioè, ne abbiamo pure parlato, facevo, ma io ti devo gli schiaffi, ma quando mai? Faceva 20 minuti. E Andrea era Non c'era il VAR pazzesco, all'epoca, non non c'era il c'era il VAR. VAR, però ce n'erano, Costa Curta, Desai, pazzeschi, c'erano veramente dei difensori, però soffrivo pure Cannavaro, Cannavaro di testa, io andavo su di testa, ma Cannavaro rimaneva 3-4 secondi su e non te la faceva neanche vedere. Ricordo una partita in casa, Vicenza-Parma 0-0, coppia centrale, Thuram-Cannavaro. Finita la gara, io non mi sono manco accorto che era finita perché non l'ho mai, mai Ti hanno mostrato strusciata. il pallone. Mai strusciata, e Cannavaro mi ha fatto la battuta: questo è il pallone. infatti, Il immaginavo. napoletano me l'ha detto, il napoletano mi ha detto: uo, pallone. Ha detto: vai, vai, vai. Paola, permettimi, guarda, c'è una domanda che quando mi è arrivata gliela volevo fare perché sono curioso della risposta, poi ti cedo la parola. Allora, aspetta che ripesco chi ce l'aveva chiesta. Ah sì, Alessio, cosa diresti al guardalinea di Stamford Bridge se potessi rincontrarlo ora? Ma qualche parola vicentina o gliela dico in napoletano, non lo so, però in vicentino non lo so parlare, qualche parolona di quelle proprio tosta, nemmeno mi ricordo come si dice, però sicuramente glielo direi in napoletano, però è meglio che non lo Era diciamo in francese diretta. lui, ma sono sicuro che ti capisce comunque. Addirittura era francese, Era però francese, sì. è stato l'estesi, quello veramente. Sarebbe stato il massimo oggi avere veramente il VAR con quel gol. Anche se io dico sempre che sono stato talmente rapido, talmente veloce nell'uscita e nell'entrare tra i due centrali, che forse non ci ha capito niente il francese lì. Sì. Probabilmente mi ha visto solo quando colpivo, che ero già 1 metro avanti, ma lui doveva vedere da dove sono partito. Perché Mamma mia. io sapevo già Zavoli cosa faceva lì. Zavoli ha bastato uno sguardo, già sapeva dove mettermi, me l'ha messa sul dischetto del rigore e niente, poi è andata come è andata, non ci pensiamo Guarda, più. ci scrivono quanto ho sognato al tuo gol e poi lo so, io ho la pelle d'oca. Paola, cedo la parola a te, io rimango con i miei ricordi a cacciar via le lacrime che mi stanno venendo. Ascolta, prima parlavi di Otero, l'intervista che ha rilasciato al giornale di Vicenza, ha detto che lui non sapeva neanche dove fosse Vicenza quando è arrivato. Quando tu sei arrivato a Vicenza, cosa sapevi? Che passato ti immaginavi? Avevi vissuto di Vicenza e cosa ti aspettavi? Ma io sinceramente, sì, io avevo fatto la stagione a Piacenza, non con moltissimi tifosi, ma seguivo il Vicenza, avevo visto la finale di Coppa Italia e quello mi ha spinto molto ad arrivare a Vicenza. E poi il primo giorno che mi son messo in camera con Mimmo Di Gallo in ritiro, ho capito cos'era Vicenza. Mi ha detto: statti sereno, non ti atteggiare, metti la penna in mano e firma a tutti quanti, perché ai vicentini non si può negare l'autografo. Ecco, questo mi ha detto Mimmo. Allora un giorno sono andato in camera che c'avevo il braccio, ho detto: Mimmo, Madonna, io e te hai fatto bene, firma a tutti. Anche perché il ritiro ne erano 3-4 mila alla volta. Ho detto: ma che roba è qua? Pazzesco, Sono venuto pazzesco. anch'io in ritiro quella volta, quell'anno lì a vedervi. Vicenza è pazzesco, Vicenza, ragazzi. Mamma mia. Vicenza, ci vorrebbe una panchina. 50 allenatori, così ci mettiamo tutti quanti insieme, tutti vogliamo allenare il Vicenza. Io ci sono arrivato, era un piccolo sogno, però sono arrivato proprio, a gente mi dice: Pasqua, sei arrivato nell'anno peggiore. Sì, anche perché io avevo fatto pure un grossissimo campionato con la Primavera, ero arrivato ottavo, dietro a tutte le squadre di Serie A, avevo fatto veramente un bel lavoro con il mio staff, con Davide, con
e con il preparatore atletico Zanella avevano fatto un grandissimo lavoro. E poi è fallito tutto e sono ritornato a casa. Adesso ritornare, so che magari ci sono tante dinamiche, società nuova, gente di Bassano, allenatori magari sono già stati col direttore a Bassano, io capisco e non sto dando fastidio, però sarebbe sicuramente un sogno ritornare un giorno, ma pure allenare i Pulcini, perché non è il fatto di venire a allenare il Vicenza in prima squadra, è metterti lì a lavorare con la maglia del Vicenza. Mamma mia. È un sogno di tutti. Ma tu pensi di avere conquistato i tifosi vicentini con quello che hai fatto in campo o con quello che eri o le due cose insieme? Vabbè, non so se mia moglie mi sta ascoltando. Quello che ho fatto fuori, quello che ho fatto fuori, lasciamo stare, eh? Però non ero solo io, a parte gli scherzi. Credo che la mia umiltà e la mia, ecco, come dicevo prima, il fatto di pormi sempre gentile verso la gente, di salutare a tutti pure per strada quando passeggiavo con mia moglie. Io penso, al di là dei gol e della mia grinta che mettevo sempre, sono stato sempre disponibile verso i tifosi, non mi sono mai, ecco, montato la testa che non salutavo io, sono stato sempre disponibile, forse. Mi sono piaciuto per quello, almeno lo spero, soprattutto come uomo, ecco. Perché Confermo. il calciatore finisce, ma l'uomo rimane. Io da buon tifoso Pasquale ti dico che il calciatore finisce, però eri anche tanto forte, ma veramente forte. Ma io ti dico, io ti posso dire la sincerità, ma non per vanità, io non mi vedevo così forte. No, no, aspetta. Perché oggi guardo gli attaccanti, guardo, che ne so, guardo attaccanti tecnici, attaccanti che fanno dei gol. Io dico: ma scusa, ma io sti gol non li facevo. Poi ogni tanto mi vado a rivedere i gol e dico: cavolo, ma mica ero così scarso. Però io da solo non è che mi dicevo sono forte, però mi dicevo: Pasquale, hai una cattiveria. Io da solo mi dicevo: hai una rabbia e una cattiveria. Quello sapevo di averlo. Sì. Però il fatto che magari ero forte, anche perché io non ero un giocatore tecnico bello da vedere, io quando mi arrivava la palla stoppavo, chiudevo gli occhi e poi magari dicevo: come hai fatto a fare quel gol? Sì, ho fatto lo scavino perché ho visto il portiere fuori, ma non era vero, io chiudevo gli occhi e tiravo. Mamma mia. Tra l'altro, Pasquale, cioè, mi collego perché tu sai che a Vicenza, a parte quest'anno, non voglio dire cose politicamente scorrette, ma a parte Meggiolini e Lanzafama abbiamo qualche problema quest'anno in attacco. E ci scriveva Alessandro che, vedendo la maggior parte degli attaccanti dell'anno di adesso, Pasquale, potresti giocare anche ora. Quindi, se vuoi metterti scarpette e maglietta, Ma noi ti io, aspettiamo. sì, guarda, un sogno di fare con uno stadio pieno, con uno stadio stracolmo, tipo un Vicenza-Chelsea, Ma mettermi i scarpini, entrare, chiedo a Mimmo, fammi entrare 2 minuti, è il tempo di strapparmi, perché è il tempo di. Io son capace di entrare e di farmi uno scatto sotto la curva e mi strappo, sicuro. Pagherei, non so cosa pagherei, guarda, se veramente. vuoi iniziare a fare un po' di stretching, domani abbiamo Lecce in casa e ci sono un po' di problemi in attacco perché abbiamo fuori parecchi Ho attaccanti. E letto, ho vedendo letto. quelli a disposizione, potresti secondo me tornare utile. Ti metti là. Aspetti che ti diano il pallone e poi, ovviamente, tanto te ne basta uno, a te il primo che arriva lo butti dentro, basta, poi puoi uscire e Mimmo ti dà il cambio. Ho letto, magari potessi dare una mano a Mimmo, potessi, però al di là, sì, ho letto, sai, io seguo tutto, guardo partite, e Mimmo ha detto una cosa importante, e Mimmo lo sa, perché Mimmo, ecco, il fatto di non essere giocatori tecnicamente forti, Mimmo rabbia, cattiveria, 300 all'ora, Mimmo era quello come giocatore, Mimmo trasmette questo ai calciatori. Mimmo trasmette la fame, trasmette il senso di appartenenza. E Mimmo ha detto una cosa importante sull'intervista: ha detto, se noi siamo quelli delle ultime due partite, non possiamo andare da nessuna parte. Precedentemente, andando a ritroso, la squadra ha dimostrato corsa, aggressività, cattiveria e ha fatto dei buoni risultati. Perché questa è una squadra, non ci dimentichiamo, che arriva dalla Serie C. Giocatori che la B non l'hanno neanche vista. Qualcuno sì, Meggiorini, Lanzafame, qualcuno.
Cinelli, Rigoni, ma tanta gente la B non l'ha fatta. E probabilmente Mimmo ha ragione, ci vuole la bava alla bocca, se no. Poi il campionato di Serie B, ragazzi, è talmente strano perché non ti puoi rilassare. Il Vicenza Sì. ha bisogno di 3-4 punti per essere proprio matematicamente salvi. Perciò bisogna rilassarsi. Domani è una prova importante, contro una squadra forte che ha perso in casa. Vorrà riscattarsi, però la stessa cosa invece. E Mimmo oggi ha detto questo: voglio vedere la bava alla bocca. E se mettono quello che chiede Mimmo, probabilmente riusciranno a fare pure il risultato con Lecce, ne sono convinto. Mamma mia. In conferenza stampa Mimmo diceva che gli attaccanti che giocheranno dovranno tenere fuori la negatività. Da bomber, anche tu hai avuto periodi in cui non si segnava e quando si va in campo si ha questa difficoltà? O cosa Ma potresti io, riferire? guarda, io sì, pure io ho un periodo, non è che avessi fatto tanti gol, però sì, io vivevo per il gol. A me non mi chiedevano, vieni ad aiutare, vieni in chiesa, a parte che era un po' un altro calcio di adesso. Io vivevo per il gol, a me quando mi dicevano non pensare al gol. Pensa, a me mi davano una coltellata e credo che Mimmo, sì, è giusto che Mimmo lo dica, però al centravanti non puoi dire queste cose. Al centravanti devi dire stai lì, stai sul pezzo, stai concentrato, non pensare al gol. Vabbè, io voglio pure dire ok, Mimmo non ci pensa al gol, però lo pensi, perché l'attaccante pensa al gol, è inutile negarlo. Puoi ritornare, puoi aiutare la squadra, però a fine gara, quando ti danno il 5, dici bravo, ti sei sacrificato, però non hai segnato, c'è un po' di delusione. C'è niente da fare. Almeno io ero così. Io finivo la partita 3-0 e non stavo nei marcatori e io litigavo con mia moglie la sera. Io vi dico la verità, io ero così. E lo sapete, tu ridi, ma lo sapevi che ero così. L'attaccante vero deve segnare. Vabbè, Vicenza Meggiorini sappiamo bene, è stata una scommessa di Mimmo, un po' una scommessa di tutti, un po' scettici, no? Voi giornalisti eravate un po' scettici, questo ha 35 anni, Meggiorini ha fatto un campionato strepitoso. Dispiace che al momento che ha rinnovato si è infortunato, coincidenza, però è di categoria superiore, giocatore che in Serie B... Se lo gestisci e Mimmo l'ha saputo gestire, ti può fare, arriva a doppia cifra tranquillamente. Pasquale, Gli altri Cosimo hanno un po', del, Fuda. gli altri hanno un po', gli, gli altri hanno un po' deluso, fino adesso. Sì. Pasquale, Cosimo Fuda nei commenti ci chiedeva: nel calcio di oggi quanto costerebbe il tuo cartellino? Io oggi, Sì. No, ma non come a, ingaggio io, adesso tu all'età che c'hai, il giocatore Pasquale Luiso Capito? portato nel calcio di No, adesso. certo. No. Il calcio di adesso, io credo che come ingaggio, senza presunzione, viaggerei sui 3-4 milioni l'anno. Anche secondo me. Se non mi voglio proprio sbilanciare, perché se sento cifre centravanti italiani, li potevo guadagnare pure io, 2,5-3. E tu calcoli che io sono arrivato a Vicenza, se non sbaglio, 5 miliardi. Più Murgita, 6 miliardi, se non sbaglio, quelle cifre lì. Murgita a Piacenza più 5 miliardi. E, non so, 20 milioni. Oh, Anche 20, secondo me 20, ci siamo. 20, 25, dai. Non mi ci fa Cioè, pensare, dai. Non mi ci fa qualcuno dice pensare. domenica ore 13 Luigi in attacco al posto di Ibra addirittura. Quindi al Milan non siamo neanche più al Vicenza. Vabbè, qua già parliamo di... Non esageriamo. Ma Siamo c'è un solo... attaccante Pasquale di adesso in cui un po' ti rivedi? Sì, me l'hanno chiesto. Io, giocatori che attaccano la profondità, che so di movimento, perché io ero uno che andavo a pressare pure la bandierina del calcio d'angolo da solo. Immobile, un tro immobile, Belotti, a me piace Belotti, la grinta, ci mette tutta quella passione, e la profondità è di Immobile, perché Immobile è un giocatore che non viene a giocare incontro. Immobile non è uno che ti fa la sponda. Io non ero uno che faceva la sponda, perché io quando venivo a fare la sponda facevo piedi e piedi, faceva bene schienarti, faceva tu stai lì, non preoccuparti che te la portiamo lì. Grazie.
Immobile è un po' così. Immobile uno, vedi, si muove e parte sempre in profondità. Io ero, ecco, diciamo, mi rivedo un po' tra Immobile e Belotti. Ecco, Infatti come... anche Marco scrive, i gol che faceva Pasquale oggi li fa solo Immobile. Sì, dai, ecco, mi rivedo un po' in giro. E poi Iano, nel calcio di adesso Luigi Nazionale altro che Caputo. E qua siamo passati dal Vicenza, poi andati al Milan, adesso andiamo addirittura in Nazionale. Vabbè, oh, adesso devo andare solo a dormire con il mal di testa. Ma Ti diamo il pallone nazionale, d'oro. sai che cos'è nazionale? Io, sì, a volte qualcuno mi chiede come mai, sono stato accostato alla nazionale, io ero seguito dalla nazionale. Ricordo il Chelsea, il Vicenza Chelsea, in tribuna c'era il signor Maldini, all'epoca CT, io ero seguito, però prima per arrivare in nazionale, facciamo 4-5 nomi, Vieri, Del Piero, Inzaghi, Baggio, come facevi ad arrivare in nazionale? Era un po' Eh sì. arrivare in nazionale ai tempi che ho giocato io era pazzesco, era Sì, perché poi è veramente. vero che in Italia poi in quell'anno lì venivano tutti a giocare qua in Italia i migliori. In una Serie A Sì, come sì. adesso, dove i migliori magari vanno altrove, un attaccante italiano come te avrebbe sicuramente trovato Sì, spazio. ma Non avrei poi. dubbi che. Io dico sempre che adesso, non dico, è sempre difficile giocare in Serie A, però sembra che oggi fai tre, vedi, ti faccio l'esempio di Calafiori ieri, no? Un 2002, ok? Oggi fai due partite, è probabile che Calafiori tra 3 mesi ha un contratto di un milionario, capisci? È rapida la cosa, perciò io dico ai ragazzi, impegnatevi, se avete qualità, non ve la fate scappare, perché oggi è più facile di prima. Perché io ricordo per arrivare in Serie A io ho dovuto fare 4 anni di Serie, 2 anni di Serie D a Sora, 2 anni di Serie C a Sora, 15 gol, 15 gol, 22 gol, 16 gol. Per arrivare in Serie B, adesso fai 22 gol in Serie C, sei al Manchester United. Capito? Perciò è diverso, Sì. capito? Oggi è più veloce, capiranno di più, non lo so, ma prima era molto difficile. In Serie C ci sta. C'è qualche problema di connessione, non so. Tu mi vedi Paola, no? Ti vedo, sì, è Pasquale che è Eccolo, scomparso. Mi senti? è tornato. Forse intanto rilevo un po' di commenti. Eccolo, Sì, ci sei di nuovo adesso? Eccomi. Ok. Ok. Occhio, eh. Aspetta che si sta spostando. Parlate, Noi parliamo. Sì, esatto. Intanto c'era tu eri uno che sputava sangue fino al 90° e che faceva infiammare il pubblico perché lo vedeva tutto questo. È vero. Toro, sei stato un grande. Il difensore più cattivo incontrato ha risposto prima, ha detto che prendeva gli schiaffi da Sottil dell'Atalanta. Eccolo. Ci sono, ci sono. Grande bomber, intanto leggevo un po' di commenti. Qualcuno chiedeva di parlarci di Guidolina, ma abbiamo già parlato prima. Difensore più cattivo, confermi Sottil, giusto? Si va, diciamo di sì, ma Che prendevi gli schiaffi. che mi ha dato qualche schiaffo. Poi Manuel ti chiede il giocatore più forte contro cui hai giocato. E prima qualcuno ci chiedeva quanto forte era Ronaldo, si parla del fenomeno, ovviamente. Ah, il fenomeno era pazzesco, il fenomeno. Quello era il fenomeno, veramente, Ma ti forte. ricordi Pasquale che io mi ricordo che quando è venuto al Menti a giocare l'Inter di Ronaldo, Guidolin se non, gli mise in marcatura Belotti. Ma lui quella partita, se non sbaglio, era in panchina. No, ha giocato. Sì. Una partita era in panchina. Quando io ho fatto gol, che abbiamo fatto 1-1. Fatto gol sul rigore io e poi ha pareggiato alla fine Silvestri. Ok. Quella partita era in panchina Ronaldo. Poi quando ha giocato titolare a Vicenza, sbaglio, non c'ero io. Io mi ricordo che Guidolin aveva messo Belotti in marcatura.
E dopo 2 minuti Belotti gli aveva già fatto sentire, gli aveva già dato il benvenuto a Vicenza. Vabbè, E mi ricordo. Davide era uno. Beh, ma era difficile marcare quello, eh. Ronaldo era sì. pazzesco. Abbiamo È visto lui il quel. giocatore più forte che ha incontrato? Lui, Zidane era forte. Zidane, sì, era forte Zidane, c'erano giocatori pazzeschi all'epoca. Sì, c'era Zidane, c'era, ricordo, sì, chi c'era? La Juve, c'era Deschamps, erano giocatori, non dimentichiamoci di Peppe Signori, Eh sì. Baggio, Baggio, dai, giocatori, un altro Eh sì, calcio. eh sì. Paola, hai qualche domanda tu? Ma hai un po' di nostalgia, dici, di altro calcio? Ti piaceva di più quel calcio, quello di oggi? Tutta la vita è il mio, cara. Tutta la vita è il mio, ma non scherziamo. Ma c'era amore, c'era passione. Io ricordo, prima di andare a Roda, mi sono fatto male facendo lo scemo sotto, sai, sotto la tribuna quando vai in curva. Il tucurio lì, noi praticamente facevamo, sì, dovevamo fare la rifinitura e partivamo per Roda. E Guidolini ci stava aspettando sul parcheggio, no? Il campo, quello di terra. Allora passiamo sotto al tunnel lì, io mi nascondo, salgo su, così, mi nascondo, salgo sul gradino, mi nascondo. So chi passa, Schenardi, non so chi passa, e ti faccio facendo casco, si gira la caviglia. Io arrivo in campo tutto sporco, bianco, e Guidolino dice: dai, muoviamoci un po'. Io comunque Che glielo dice a quel mister? sospende l'allenamento, ce l'ha detto di tutti i colori. Comunque io, per fartela breve, era il martedì. Il giovedì ho giocato con l'infiltrazione, ho giocato e ho fatto pure 2 gol. Perciò è un altro calcio. Era più. Oggi, come ti fai male, prendi un pestone e stai 6 mesi a casa. Ah sì, mamma mia. Il calcio mio è tutta la vita. Ma dimmi una cosa, adesso io ti volevo chiedere un aneddoto divertente, già questo dell'infortunio prima del Roda è abbastanza Pazzesco, divertente. guarda, è pazzesco. Non lo sa, lo sanno in pochi, questo aneddoto è pazzesco. No, è fantastico, è fantastico. E qualche Ma poi ero aneddoto magari. bianco, sai, ero bianco. Schenardi mi diceva: ma se abbiamo un male, una caviglia gonfia come un pallone. Pazzesco. E qualche aneddoto magari che ti lega ai tifosi, alla città. Tu eri uno che comunque è sempre stato tanto amato, qui lo è ancora. Infatti, ti scrivono che ti aspettano in curva, quando riaprono gli stadi. Eh sì, Devi venire, devo fare un'altra, sì, però non in cui io voglio entrare dal tunnel lì, eh. Dal vado tunnel, là ah, sotto, ok. io li devo guardare, li devo vedere, Eh sì. sono pazzeschi, Vabbè, veramente. allora a fine partita ti aspettiamo in curva, dai. Certo, Prima no, giochi, poi ti aspettiamo in curva. l'aneddoto, vabbè, è bello quello lì quando ho fatto quello con la Lazio, che mi sono fumato la sigaretta sul tabellone, Mamma, è quella è stata. indelebile. E quella Ma venivamo come da ti è Londra. venuta? E lì venivamo da Londra, eh. Lì era pazzesco. Se vincevamo quella gara, vincevamo 1-0 col Di Zaoli, poi ho fatto 1-1 Mancini, e poi ho fatto il gol del 2-1 io. Lì è stata una liberazione. E poi Guidolina, devo dire che Guidolina, non ha parlato della partita, negli anni ha detto sempre: la squadra mi è piaciuta la reazione che ha avuto in casa con la Lazio. E Pasquale è stato fantastico. Ho fatto una gara lì, ma avevamo una delusione. Il giovedì sera siamo usciti fuori, il venerdì mattina partiamo da Londra, venerdì pomeriggio non facciamo niente, ci convoca il sabato mattina per la rifinitura, la domenica con la Lazio abbiamo fatto una gara pazzesca. Vero, Sì. vero. E lo stadio pieno. Sempre che vi hanno scritto lo striscione, grazie comunque, mi sembra, se non mi ricordo male. Eh sì, mi viene da piangere, guarda, vorrei riavvolgere il nastro, vorrei tornare indietro, proprio. Bello, Guarda, bello, il mio amico Pepe ti scrive: non hai nemmeno idea di che ricordi indimenticabili ci hai lasciato. E poi chiede: secondo te, se il secondo gol fosse stato convalidato e la favola fosse continuata, che poi, diciamocelo, vincevamo la coppa,
Ad oggi parleremo di un'altra storia del Vicenza rispetto agli anni bui affrontati. Secondo te, poi ti scrivi Menso Pasquale e ti saluta. Sì, ciao. E io penso di sì, perché io in primis credo che Guidolin non sarebbe andato via. Guidolin, ricordo, è andato a Udine a fare l'Europa l'anno dopo, che l'Udinese era in Europa. Avessimo vinto quella coppa, sicuramente sarebbe continuata la favola. Avremmo sicuramente rinforzato la squadra e sarebbe rimasto per Guidolin. Ne sono convintissimo. Ma invece l'anno della Serie B che abbiamo stravinto, avevamo uno squadrone, eravamo fortissimi. Alla fine del primo tempo potevi farti la doccia. Vero, Capito? vero. Ricordo la partita in casa con l'Empoli, 5-0 il primo tempo, Sì. roba da davamo delle bambole allucinanti. Avevamo una Ma squadra infatti così. è l'ultima stagione che ricordo da tifoso in cui proprio avevi la sensazione di essere nettamente la squadra più forte. Eravamo forti, forti, forti Cioè, oltre all'attacco atomico. in tutti i reparti, Marco Aurelio, Di Cara dietro, Gianni Comandini che poi è andato al Milan, eravamo forti, Palladini in mezzo al campo, eravamo fortissimi, Mamma mia. allenatore Rea, allenatore esperto, eh sì, Mamma mia. io posso vantarmi di una cosa, la nostra amica lo può confermare, ma pure tu, io non sono retrocesso con la maglia del Vicenza. Io È vero, è non sono vero. retrocesso. Io sono andato via, sono andato al Pescara, che eravamo in Serie A. Sono rientrato in Serie B, ho vinto, me ne sono riandato alla Sampdoria, che eravamo ancora in Serie A. E io non sono retrocesso. È Io vero, è vero. a Vicenza ho vissuto la Serie A e ho vissuto da vincente il campionato di Serie B, dove poi sono stato contestato, lì mi sono conquistato i tifosi. La domanda che mi hai fatto, lì mi sono conquistato i tifosi, perché io sono andato via, il tifoso c'era rimasto male, dice scusa, tu te ne vai da Vicenza, vai a Pescara, però io non andavo d'accordo con Colomba, me ne sono voluto andare. E poi sono ritornato e Rey è stato bravo, mi ha detto tu cosa vuoi fare? Vuoi rimanere? Vuoi conquistare questa gente? E io ho detto sì, pure se prendi fischi. Rey è stato bravo, mi ha messo la prima partita in Coppa Italia, in casa, dove ho preso una marea di fischi, e Rey mi ha detto, fai gol, vai là sotto e finisce tutto. Se non sbaglio, col Cittadella abbiamo vinto, non so, 3-4, fatto 2 gol, 3 gol. Mi sono baciato la maglia e è finito tutto e siamo ripartiti. Però Mamma mia, io. erano arrabbiati con me perché è come ecco, li avessi tradito, ecco, È sono arrabbiato. troppo amore, Pasquale. No, sì, ma è una cosa reciproca, io non Mi so. ricordo che erano dei fischi che però non erano dei fischi No, bravo. convinti, era proprio come quando litighi con tua moglie, cioè sì, le dici dietro magari delle brutte cose, però in realtà non le stai pensando. È solo perché dici no, No, adesso devo arrabbiarmi. no, quando litighi con tua moglie le pensi. Grande, grande Pasquale. Paola, se hai qualche altra domanda, se no glielo gli chiedo un'ultima cosa e poi lo lasciamo. D'allenatore anche che hai fatto la primavera del Vicenza, c'è questo Tommaso Mancini, lo segui questa promessa del calcio del biancorosso del futuro? O Sì, forse io avevo dei bei giocatori all'epoca, io avevo Anzolini che adesso è la Juve, Van Zan che adesso è a Campobasso, e sui giocatori che avevo io giocano ancora, chi gioca in C, chi gioca in Serie D, era una bella primavera. E sì, Mancini sto seguendo. È un attaccante importante, un attaccante che può far carriera, ma può far carriera perché mi sono informato. È un ragazzo umile, è un ragazzo che si allena bene, è un ragazzo che la sera va a letto presto, è un ragazzo che ha fame e questo è importante. Un 2004. E gli stanno dando un po' di spazio, Mimmo gli sta dando un po' di spazio. È ancora prematuro, ecco, parlare di un ragazzo 2004. Per me ad oggi non è ancora pronto. Fa bene Mimmo a farlo allenare con loro, fargli mettere forza, però ad oggi non è pronto, perché ci sono dei 2003, 2004 che li vedi che sono pronti, fanno gol, hanno una rabbia. Lui è ancora ragazzino.
ancora ragazzino, deve ancora crescere, però avrà sicuramente un futuro avanti. Pasquale, mi ricollevo perché Marco ci chiede sotto nei commenti, per un allenatore che è stato un grande attaccante, quanto è difficile spiegargli i movimenti e gesti che per lui erano naturali? No, io mi diverto perché quando mi fanno allenare, adesso è da un po' che non mi fanno allenare, e a me piace rimanere alla fine con gli attaccanti, fargli vedere il movimento, gli dico io andavo sempre al secondo, però sul primo palo si fanno tanti gol perché era sempre in anticipo. Non è difficile, secondo me non è difficile, però poi capisci che ogni attaccante ha le sue qualità, capito? Tu ci puoi avere una qualità, uno ce può avere un'altra, però cerchi di insegnargli qualcosa. Se apprende, però io penso che è l'istinto dell'attaccante, non puoi dirgli a Mancini vai al primo palo, magari se lui è abituato a sterzare, a fare, io ero uno che, ecco, il primo palo non mi piaceva per niente, ci stavo, però scappavo sempre al secondo e l'avversario lo lasciavo lì, però erano caratteristiche. Però devi far capire, come allenatore devi far capire che se tu hai Antonio come centravanti, devi essere tu bravo come allenatore, non devi essere bravo a fargli vedere il movimento, devi essere tu allenatore bravo a dirgli ai tuoi compagni, questo è uno che va sempre al secondo, cerchiamolo lì, cerchiamo, capito? Forse non devi dirgli, non all'attaccante, alla squadra, fagli capire che tu hai visto che c'ha quella qualità. Ho capito. Adesso ci stanno chiedendo altri aneddoti. Dai, leggiamo l'ultima domanda. Stefano Rezzadore, raccontaci il viaggio per andare a Donetsk. Perché poi voi in Coppa delle Coppe, noi abbiamo beccato tutta la parte est praticamente. Legia, a parte Roda, va bene, in Olanda, poi siamo andati a Donetsk. Che viaggio è stato quello a Donetsk? Ma viaggio veramente. Della speranza. Ma puoi andare. Sa, vedere adesso quegli stati, vedere adesso tutto rifatto, e immagini quello che hai vissuto tu. Ricordo il mercatino la mattina che ci siamo fatti la passeggiata, che vendevano gli ustelle per strada, roba. Siamo arrivati all'aeroporto, era buio, c'era una lampadina, sa, sotto l'aeroporto. roba d'altro mondo. L'acqua fredda, non c'era l'acqua. Vabbè, ma tu avevi fatto la gavetta, eri abituata alla poi, fredda, dai. Sì, io mi sono fatto pure la doccia. Infatti. No, il problema è che siamo arrivati, non c'era nessuno per strada. Poi arriviamo allo stadio, erano in 20.000, erano, capito? Lì è stato... Quei militari anche allo stadio, mi ricordo. Bravo, dice, ma scusa, ma la gente dove sta? Non c'era gente per strada. Ma voi vedete che stanno tutti allo stadio? Erano tutti allo stadio, lo stadio è Mamma mia, mamma mia. Paola, tu hai qualche altra domanda? Se no lo lasciamo. Magari Pasquale l'abbiamo già. No, no, io starei a parlare del Vicenza fino a domani mattina. Mamma mia. Ecco, Pasquale, lasciamoci, dai, un... Esatto. Ti aspettiamo ovviamente qua a Vicenza, ti aspettiamo a giocare. Sono in contatto con Carletto, sono in contatto con... Ci stava seguendo prima Carletto, infatti. Ho visto, vabbè, sono un po' in contatto appena riesco. Sono lì, sperando, ecco, sto aspettando che si può venire allo stadio, perché venire a Vicenza e entrare e stare con 10 persone non è bello, perciò non ci vediamo Infatti. Dai, manda un saluto alla città, che così salutiamo tutti, ti salutiamo a te. Io innanzitutto faccio un grosso in bocca al lupo alla squadra, Mimmo, per domani, speriamo di riuscire a fare il risultato. La salvezza credo che non ci siano problemi. E poi niente, Vicenza lo sa, il sogno è che c'ha Otero, che c'ha Zauli, che c'hanno tutti quanti, ce l'ho pure io. A me non mi serve venire a allenare la prima squadra. A me, datemi pure i pulcini, ma riportatemi a Vicenza, che quando cammino per strada la gente mi guarda, mi saluta, io ne sono orgoglioso. Mamma Perché mia. Vicenza ce l'ho nel cuore. Mando un bacio a tutti e forza Vicenza e a presto. Ti vogliamo bene, Pasquale. Grazie a voi. Grazie Un Pasquale. bacione. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao Paola, grazie, Ciao. Grazie a voi. eh. Grazie a tutti.